Ok, buonasera a tutti, ben trovati. Mi fa davvero piacere che siamo ancora in tanti, anche se questo, come ben sapete, ahimè, è l'ultimo appuntamento del format, quindi siamo all'ottava pillola. Oggi con noi sarà di nuovo Farad, che molti di voi hanno già conosciuto nel sesto appuntamento. Ci ha dato un sacco di spunti interessanti e ci ha raccontato anche parte delle sue esperienze per definire al meglio quella che è la strategia per andare sul mercato, mentre oggi ci parlerà di come creare un pitch deck efficace. Prima di passare allo speech, vi ricordo che Startup Pills è un format di Sprint Lab 2020, un programma ricco di tantissime iniziative che vi invito ad andare a approfondire sempre sul nostro sito www.sprintlab.it. Ci sono tantissime occasioni di contaminazione, ma soprattutto di affacciarsi su quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove metodologie, le nuove opportunità di business attraverso dei format fantastici che molti dei quali sono gratuiti. Sono gratuiti perché siamo supportati da dei fantastici partner che ci aiutano in quella che è la nostra mission e vision di creare un impatto di valore sul territorio. E, volevo ringraziarli, come sempre, Megamark, ITS Logistica Puglia, Programma Sviluppo, Planet Tech Italia, Master Italy e Fondazione Vincenzo Casillo, che hanno reso possibile tutto questo anche in un periodo difficile post-Covid. Siamo nella fase 2, speriamo insomma che finisca il prima possibile. Bene, io direi di cominciare. Se Farad c'è, un attimo solo che forse dobbiamo darti l'audio. Ok, ci siamo? Ci sono. Okay. Ciao Ciao a tutti. Farad, benvenuto di nuovo in quest'ultima pillola. Sono felicissimo che la facciamo con te perché sicuramente ci farai divertire, ci racconterai un sacco dei tuoi aneddoti e delle tue esperienze. Bene, io vi ricordo che a Farad, da quello che abbiamo capito, ama essere interrotto. Quindi se avete domande, fatele, sbizzarritevi come l'altra volta, scrivetele qui in chat e Farad sicuramente cercherà di rispondervi nell'immediato. Bene, io direi che posso passare la parola a te, Farad. Ok, beh, la prima cosa, vabbè, ciao, buonasera a tutti di nuovo. Non vi siete stufati di sopportarmi, perché io non mi sopporto da solo, quindi immagino che per gli altri sia ancora più difficile, o quantomeno questo è quello che pensano molti di quelli che mi conoscono, soprattutto quelli che lavorano con me, poveracci. Allora, passiamo al pitch deck. Allora, pitch deck, vabbè, anzitutto. Sicuramente esistono moltissime, moltissimissime guide online, quindi vi consiglio sicuramente di farvi un buon giro. Sicuramente andate a guardare quella di Y Combinator, sicuramente andate a guardare quella di Techstars, cioè cercate di prendere spunto il più possibile dagli esempi americani, perché sono fatti molto bene, sono molto puliti, passano poche informazioni importanti e vanno bene. Poi, dopodiché, all'interno di un pitch deck bisogna distinguere su più layer, diciamo, no? Ci sono più strati. C'è uno strato banalmente comunicativo, comunicativo intendo in termini di proprio di parole, quindi le parole da usare, il tipo di struttura da usare all'interno di un pitch deck. E c'è tutta un'altra parte molto interessante, anche quella è molto importante, che è tutta la parte grafica, chiaramente, no? Che non per forza, ok, se uno non ha un grafico super esagerato, in casa allora è meglio lavorare su robe più semplici ma molto pulite, no? E poi bisogna molto distinguere da pitch deck a pitch deck, perché in alcuni casi, allora, bisogna sicuramente distinguere tra un pitch deck di supporto, quindi nel momento in cui io vado a fare un pitch fronte, magari in un investor day, no? O banalmente in un incontro one-to-one, un incontro uno-a-uno con l'investitore, c'è una tipologia di pitch deck e c'è invece un'altra di tipologia di pitch deck, che è quello che deve parlare da solo, no? Perché se io non ho modo, perché magari l'investitore sì,
mi dice sì, mi interessa sentire qualcosa di questa roba qua, mandami il deck, chiaramente in quell'occasione lì io non ho l'occasione di utilizzare la mia capacità di convincere, la mia capacità di comunicare verbalmente, vedere le reazioni del mio interlocutore e poter rispondere di conseguenza, e quindi sono costretto a mandare un pitch deck parlante. Cosa vuol dire un pitch deck parlante? Un pitch deck parlante è banalmente un pitch deck che contiene quello che volevo dire in forma scritta. Poi vabbè, ci sono alcune regole banali, ma queste qui le potete vedere molto di più con dei grafici che non con me. Io vi do quelle base, perché comunque per chi non ha un grafico in casa, per chi non ha un certo tipo di strumenti, è bene sapere un po' di robe, no? Allora, dovete immaginare che comunque un pitch deck, la prima cosa fondamentale è far capire in maniera molto chiara all'investitore, cioè, che cosa facciamo, in quale punto di mercato ci poniamo. Poi ci sono diverse strutture, perché ci sono davvero strutture. Adesso vediamo se trovo un file che noi avevamo fatto, perché avevamo fatto dei benchmark di pitch deck internamente per capire un pochino quali erano le strutture che si ripresentavano di più, no? E abbiamo visto che ci sono diverse tipologie di strutture. Datemi un secondo, vedo se intanto lo trovo, perché mi è venuto in mente, non c'avevo per intanto, il mio telefono parla, mi è venuto in mente di fare questa roba, deck esempi, che non so se ho questo file dietro, perché una volta ce l'avevo. Vabbè, non importa, lo vediamo poi. Allora, passo a farvi un esempio su un file, che è un file di una startup nostra per un deck parlante, però leggero, ok? Prendo questa, voilà, datemi un secondo, tac, ok. Allora, la prima, secondo voi cosa è importante, ecco, mettere nella prima pagina, cioè cosa mettereste voi? Se nel frattempo inizio a chiedere quante parole devono esserci per slide in un pitch deck. Dipende, Attilio. Attilio e Francesco, il nome cos'è? Attilio, il cognome Francesco o viceversa? Comunque, Attilio, ti chiamo così, e poi se sbaglierò, amen, mi perdonerai. Tutti e due no. Ah, tutti e due nomi, Attilio e Francesco. Sei fortunato come me, Farad Alessandro, sei uno di quelli sfigati a firmare come me. Spero con la virgola, perché io ce l'ho senza virgola. Allora, secondo voi, senza virgola, sei sfortunato, mi dispiace. Ti compatisco e ti capisco, siamo nello stesso brodo da anni. Allora, io da 43 ed è una sofferenza, soprattutto negli atti al notaio, e facendo startup ne faccio tanti, quindi di AUCAP ce ne siamo trovati tanti. Comunque, secondo voi, se voi doveste dire, beh, cosa ci metto proprio, bam, nella primissima pagina, no? Quindi quella che è la copertina, che devo comunicare? Il problema o un'analisi del problema? In realtà nella prima quello che andate a mettere, mettete un po' un claim, qualche cosa che comunichi l'azienda in un secondo, ok? Perché è come quando io mi presento, no? Devo prima darti almeno un intro di chi sono, no? Quindi che questo è lo stesso motivo, sicuramente il logo, Giuseppe, è lo stesso motivo per il quale, no? Sapete come nascono i pitch, gli elevator pitch? Il motto è l'azienda. Ecco, è bene che il motto dell'azienda sia parlante, questo è sempre molto importante, no? Che mi comunichi immediatamente che cosa fa l'azienda. Ora vi farò poi vedere. Sì, uno slogan, un motto. Io consiglio che il motto, il claim, il payoff, o come lo vogliamo chiamare, l'azienda, sia parlante. Mi comunichi immediatamente cosa fa l'azienda. I pitch, sapete come nascono, no? Sicuramente l'avrete sentito, ve l'avrò ripetuto 100 volte, anche perché avete, ho visto veramente, veramente un bel team, ve l'ha ripetuto 100 volte, però l'elevator pitch, che è quello, quello parlato, no? Nasce proprio dalla logica dell'ascensore, no? Ed è per questo che consiglio sempre di riversare ciò che io farei, anche perché nel momento in cui io comunico vis-à-vis,
ho il massimo del livello, no? Perché ho le sensazioni uditive, riesco a leggere il linguaggio non verbale del mio interlocutore, quindi quello che lui mi esprime con il corpo, riesco a percepire maggiormente le sensazioni. Quando non ho tutti questi supporti, devo poterli comunicare il massimo delle emozioni, ingaggiarlo al massimo tramite un qualche cosa di scritto, che già di per sé è più freddo, ok? E non ho la possibilità di, se non l'ho spiegato in quella slide, di dirglielo. Ah, ma cosa intendi questa slide? Intendo questo. No, perché non gliel'ho detto. E quindi è molto facile che, se hai fatto male, venga scartato, no? Quindi gli elevator pitch partono da quella cosa logica dell'ascensore. In Italia non abbiamo neanche gli ascensori come quelli che ci sono negli Stati Uniti, che fanno 100 piani, no? Da noi, massimo, siete a Milano, ne fanno 20, a Torino ne fai 7, 10, 12, vabbè, adesso Grattacielo San Paolo di più, ma poca roba, e tendenzialmente nella tua città sono 6-7 piani, quindi bisogna dirgli quello che uno ha in testa, bisogna dirglielo subito, no? E questo, secondo me, è l'ancora, no? Quindi io nel primo impatto che voglio dargli l'ancora, devo almeno attirare l'attenzione. È chiaro che adesso quello che vi proporrò sarà un payoff, e quindi non è un'ancora che userei verbalmente, no? L'ancora che userei verbalmente, per esempio, se noi dovessimo proporre, facciamo un esempio. Non l'ho visto, immagino sia The Apprentice o qualcosa del genere, no, Priatore? Sei fuori? Ok, va bene, andiamo avanti. Allora, quindi facciamo finta, Airbnb, se voi doveste comunicare, ci incontriamo in ascensore, ok? Adesso vi faccio il pitch, poi passo al pitch deck, ma al volissimo. Se voi doveste comunicare Airbnb subito, siete in ascensore, ma veramente neanche sapete se quella persona lì continua, magari è proprio va sul primo piano, quindi avete un secondo, che fai? E siete Airbnb, che gli dite significa scrivetemi qualcosa in chat, no, chi serve il posizionamento, che gli dite posizionamento, questo è un po' fare i marchettari, come dico io, Simone. Un milione di tre anni non mi hai detto che fai, Giuseppe? Che gli dite? Dovete fargli capire chi siete? Hai bisogno di affittare una camera? Beh, simpatico. Ok. Va bene, vi dico quello che gli direi io. Guarda, noi abbiamo un sacco di alberghi, ma non abbiamo manco uno. E ci guadagniamo sopra. Non so, gli do un messaggio che questo di... Cioè, magari mi guarda, mi dice, questo è matto, dice, che stai dicendo? Dice, io ho fatto l'albergo senza fare l'albergo, ok? Eh sì, io già fatturo, ovviamente, no? Però il senso è, gli dico, guarda, noi abbiamo fatto l'albergo senza i costi dell'albergo, ok? Cerco di dare un messaggio che sia immediatamente un trigger che vada a stimolare la curiosità dell'interlocutore, che dica, aspetta, che fai? Così magari mi guadagno che si ferma, che quando l'ascensore si ferma ci posso fare ancora due chiacchiere, no? Mi devo guadagnare la fiducia per portarlo a casa. Ok, passiamo al pitch deck, perché se no, perché il pitch è tutto un altro paio di maniche. Faccio lo sharing dello schermo, se no giustamente lo vedo solo io, ma nessun altro lo vede. Crack, crack. Lo vedete? Secondo me sì, perché... Vediamo... Sì, lo vedete. Bene. Allora, come vedete, io qua ho messo morsi, la pausa pranzo fatta bene. Ok? Chiaro, non è parlante come quello che ho usato, no? Questo è il claim dell'azienda, ma almeno vi dice che cosa facciamo. Cosa facciamo? La pausa pranzo fatta bene. Ancora non vi dice dove. Avevamo usato un altro claim, quando lo mandiamo... mandiamo la pausa pranzo ai lavoratori, così immediatamente ti dice che cosa e per chi. Quindi se lo mandiamo normalmente è la pausa pranzo ai lavoratori, così immediatamente comunica che cosa e per chi, la pausa pranzo per i lavoratori. Ok, dopodiché
facciamo qua anche qui, normalmente ci sono due tipi di tendenza, no? C'è chi dice subito dimmi il problema, quindi bam, tutto è un casino, oppure se state facendo un pitch parlante, come in questo caso, si lavora di più su che cosa? Non tanto sul problema, ma ti individuo, cioè voglio farti entrare, no? Non posso dirtelo, perché se io ti dico subito il problema, se quel problema siamo di fronte e tu mi dici no, ma secondo me sto problema non c'è. Io ti dico no, non è vero, c'è stato un trend di questo tipo, no? Se invece devo farti andare all'interno di quello che io sto costruendo, no? Dovete pensare sempre, quando fate una qualunque tipo di dimostrazione, che sia un pitch, una presentazione di un problema, cioè una presentazione di un'azienda o un investitore, dovete sempre ragionare in ottica di vendita, no? Quindi, per poter arrivare dove volete, dovete dimostrare la vostra tesi. Una tesi si dimostra per deduzione, no? Quindi io devo fare delle assumption, delle assunzioni. Se vado troppo veloce o dico delle cose che dicono che ha detto, che vuol dire, mi fermate. Quindi devo fare delle assumption, delle assunzioni che inquadrino il problema, no? Perché adesso non so quanti, come si può dire, quanti ingegneri ci siano fra di voi, ma sicuramente per chi ha fatto ingegneria o per chi ha fatto matematica, sa che un problema e le assunzioni per dimostrare una tesi sono valide in un intorno, no? Sono valide in una determinata nicchia. E infatti noi qua li vogliamo far entrare nella nicchia delle aziende, no? Quindi noi gli diciamo, guarda che però in generale, al di là delle aziende, la gente ha meno tempo per cucinare. Quindi per dimostrare la mia soluzione, devo sollecitare il problema. Cioè devo far pensare la persona che magari non è immersa in quell'ambito, farla arrivare lì. Perché se io conosco bene l'ambito, fate finta di essere l'investitore. Se voi conoscete bene l'ambito, ok, dite no, ma non ho bisogno di questa slide, no? Lo conosco, lo so che c'è questo problema. Ma se voi non lo conoscete, devo darvi degli appigli, quindi fondamentale, dare il contesto. Quindi, prima slide, cosa facciamo? Bam, immediatamente un qualche cosa che mi faccia capire, svegliare, no? Pausa pranzo, laboratorio, immaginiamolo parlante. Poi, seconda slide, ti faccio entrare nel contesto, ti racconto il mio mondo. Nel mio mondo, riduzione tempo dedicato ai pasti, quindi la gente ha meno tempo per cucinare. Avrei potuto anche farlo così. Le persone hanno meno tempo, sempre meno tempo per cucinare. Dipende dal tone of voice che volete usare, quindi anche dal tipo di brand che avete dietro e dal tono che volete usare. Non tutti, questo si è usato un tono un po' neutro, perché a volte il tono amichevole funziona, ma non sempre. Quindi conviene rimanere un po' neutri. Crescita esponenziale del food delivery, quindi vi dico, sì, le persone mangiano, hanno sempre meno tempo per cucinare, infatti il food delivery sta aumentando e aumenta anche il consumo dei piatti pronti ai supermercati. Quindi vi ho contestualizzato il fatto che la gente non c'ha più tempo per cucinare, quindi se non c'ho più tempo per cucinare ordino di più. Se non c'ho tempo per cucinare, compro 4 salti in padella. Ok? Bene. Benissimo. Cosa è l'ambito nel quale noi lavoriamo? Una cucina pensata unicamente per il delivery. Ma se io vi ho detto che non c'è più tempo per cucinare, che il delivery aumenta e che l'aumento dei piatti pronti aumenta, e vi dico che è una cucina pensata unicamente per il delivery, anche se non siete d'accordo, riuscite,
Cioè, dovete pensare proprio alla vendita, no? Vi consiglio, per fare un buon pitch, di studiare delle slide di vendita. Quindi, come vedete, in realtà sembra che le associazioni mentali siano le vostre, ma ve le sto suggerendo io. Cioè, dopo vi faccio un esempio per chiarirvelo meglio. Ricordatemelo però, se no me lo dimentico. Quindi io vi dico, boom, delivery sta alzando, la gente non c'ha più voglia di far nulla, vogliono i piatti pronti. Allora noi abbiamo pensato una cucina unicamente per il delivery. Perché ti do una produzione fatta per essere consumata post. Per esempio, perché Domino's funziona? Perché la pizza italiana, adesso poi a uno piaccia, non piaccia, fa schifo, non fa schifo, ok? La pizza italiana è pensata per essere mangiata subito, la pizza di Domino's è pensata per essere buona anche riscaldata, no? Cioè è pensata per il consumo dopo, non per il consumo immediato. E quindi dura di più, infatti è cotta a bassa temperatura, in modo che non si secchi, non si indurisca, ok? Poi ti dico i vantaggi, no? Cerco di dirti, vedi, dici, ma perché mi dovrei fare una roba del genere? Perché ha alta marginalità e maggiore resa, perché non c'è la sala. E poi perché puoi lanciare nuovi brand senza cambiamento, perché se io ho una cucina chiusa dove non entra nessuno, una cucina cieca o come vengono chiamate, dark kitchen o ghost kitchen, oggi vendo messicano, domani posso vendere un altro tipo di cucina. Ok, dopodiché tu da investitore tu mi dirai, ma cavolo, ma di dark kitchen esistono un sacco. Infatti, noi siamo la dark kitchen B2B, cioè noi facciamo solo per i lavoratori. E ve l'ho detto già, se avessi preso le slide giuste, quindi quella con la pausa pranzo dei lavoratori, ve l'ho detto già all'inizio. Quindi il mio percorso, il mio storytelling sta seguendo un percorso logico. Adesso devo darvi la botta. Dico, perché le aziende dovrebbero scegliere sta roba? Perché non ti costa nulla, perché normalmente le aziende se investono in me se le costa un sacco, ha zero costi fissi ed è totalmente deducibile, no? Quindi in questo momento voglio darvi un tipo di input che vi permetta di dire, cavolo, vabbè, cavolo, lo sceglieranno tutti, no? Quindi vi ho esposto il problema qua e ve l'ho risolto qui e poi vi ho detto che noi lavoriamo in una nicchia e che abbiamo per le aziende queste caratteristiche. Quindi gli diamo alle aziende una mensa in cloud. Perché? Perché i consumi stanno diventando sempre più flessibili, è ingegneria meccanica, bene Agostino, quindi lavoriamo per deduzione, ok? Si può applicare lo stesso a qualunque tipo di problema. Voi considerate che io ho insegnato vendita e negoziazione per un bel po' di tempo, avendo fatto direttore commerciale, e basavo tutte le mie dimostrazioni sulla deduzione matematica. Poi vi inquadro il mercato, quindi vi ho detto problema, anzi prima vi ho contestualizzato, prima ancora, bam, vi attiro l'attenzione, poi contestualizzo, individuo il problema, vi do la soluzione, vi dico la nicchia e vi dico perché è figo. Chiaro che qua vi sto dando solo tre input, no? Non ho bisogno di, non voglio vendervela, voglio solo passare al prossimo passo, no? Non dovete mai pensare che il pitch deck vi risolva il problema. Il pitch deck è quello per fare il prossimo passo. Poi vi do, bam, 2,2 miliardi. Perché vi faccio un paragone con la food delivery, quella B2C? Perché il mio obiettivo è dirvi, guardate che vale uguale, ma c'è meno gente, ok? Quindi vi sto evidenziando, c'è un blue ocean. Cioè, vi sto facendo fiutare l'affare. Dico, guarda, sta roba qua non ci ha mai guardato nessuno. E poi dite, sì, vabbè, ma perché dovrebbe funzionare, no? Quindi dopo vi devo dare una spiegazione. Dice, ok, non ci ha mai guardato nessuno, ma magari non si può fare. Allora vi devo dimostrare che si può fare.
vi dico, è un mercato poco digitalizzato, cioè non c'è digitalizzazione, costa poco acquisirmi il cliente e ha costi bassi di logistica, che sono tutte problematiche che invece nel B2C ci sono. Costi di acquisizione cliente alti, è già un mercato abbastanza digitalizzato, pensate a Just Eat, pensate a Uber Eats, pensate a Deliveroo, insomma, pensate a Delivery Hero. Invece qui vi dico, guarda che c'è un filone d'oro che nessuno ha ancora affiutato, che è intonso, quindi si può toccare. Voi dite, sì, ma ci avranno voglia le aziende di metterci soldi? Come no? A sto punto vi ho fatto. Io ripercorro sempre all'indietro, ma perché voglio farvi vedere il percorso. Perché che io vi faccia vedere un pitch ben fatto non serve a nulla. Quindi, bam, che cosa e perché? Come il trend è un po' il problema. Problema risolto. Che cosa siamo noi in maniera molto chiara? Perché è figo? Il mercato è interessante solo in Italia, quindi dico solo qui vale così e non è toccato dagli altri, quindi ti devo far venire l'appetito. Ok, c'è un filone d'oro, ma che ne so, c'è un filone d'oro anche sulle auto, ma non è un blue ocean, è un red ocean, ci sono tutti. No, blue ocean è facile da prendere. A quel punto lì voi volete sapere se il trend si gira, ma se sta roba sta salendo, è ferma, cioè vi do un orientamento di quello che sta accadendo nel mercato. Allora vi dico, guardate che le aziende stanno già cercando soluzioni più furbe. Le aziende già spendono in welfare e il 60% delle soluzioni vanno sul pranzo. Cosa faccio io? Il pranzo. Quindi cerco di nuovo, ogni volta le ancore devono riportare al discorso sopra. Un altro modo per capire bene come si fa un pitch è guardarvi le formazioni di quei formatori che io chiamo un po' da, per intenderci, T.R. Becker, Anthony Robbins, no? Gli animali della vendita, quelli che vendono per vendere, ok? Ma non vi vendono nulla. Anche in Italia ne abbiamo. Quindi, guardare quella roba lì, loro fanno queste ancore continuamente, no? Cercano di tirarvi per la giacchetta con queste ancore. Quindi vi dico che il welfare è quello, sta salendo. A questo punto vi devo davvero dire come funziona il processo. Dice, sì, ma tu come, che fai veramente, no? Guarda, il dipendente dell'azienda sceglie, ordina e noi gli consegniamo. A questo punto devo andare nel secco. La unique selling proposition. Qua deve uscire tutto il vostro, no? Gli do un anticipo qua e poi lo secco qui. Gli dico, guarda, noi digitalizziamo gli ordini, non abbiamo minimi d'ordine, ci integriamo con i buoni pasto. Quindi è super comodo per un HR da implementare, no? Tu dici, sì, ok, ma quelli che lo compra l'azienda, ma poi i dipendenti lo devono consumare. Allora gli do 10 piatti diversi ogni settimana, gli do dei menu equilibrati. Perché? Perché noi abbiamo gli user che non sono i pagatori, ok? I dipendenti sono quelli che lo mangiano, ma se noi non ci conquistiamo i dipendenti, non siamo in grado di mantenere cliente, magari entriamo ma poi usciamo. Quindi è fondamentale in questo caso specifico fare un distinguo. Poi faccio vedere che è successo. Qui è una startup che non ha preso fondi ancora, sta raccogliendo fondi ora e stiamo facendo vedere cosa è stata in grado di fare. Quindi quando l'altra volta mi si chiedeva, ma si può fare le robe senza i soldi? Sì. Questi sono i risultati, la startup è a break even, ottenuti dalla startup in realtà 2017, contate che ne abbiamo fatto non tutto, però questa è la crescita che sta facendo e quest'anno non entrasse il round la startup fatturerebbe 400. Ok? Quindi voglio dire, la startup cresce senza soldi. Non abbiamo avuto bisogno di soldi per lanciare. Ok?
vedete, in autofinanziamento ha fatturato più di, in totale, crescita del 500%, customer retention rate. Poi gli mostro i clienti. Qua gli sto facendo vedere i risultati raggiunti. Quindi, gli ho detto che cosa faccio? Gli ho detto che il mercato sta andando di là. Gli ho detto il problema, gli ho detto la soluzione, gli ho fatto capire per quanto è grosso il mercato e perché è figo, e che anche in crescita, non solo è grosso ma è in crescita, gli ho dato il mio valore, dicono va bene, adesso gli mostro che sono in grado di fare le cose, gli mostro l'execution, gli mostro i risultati. Quindi gli faccio vedere i risultati, gli chiedo quanti soldi voglio, gli dico come li spendo e gli dico cosa ci farò. Ok? E poi gli faccio un po' di financial. Poi gli faccio degli esempi. Gli dico, guarda che da un'altra parte, in Francia, hanno fatto un modello uguale identico che ha raccolto 500k nel primo round quando facevo 80 ordini al giorno, noi ne facciamo 220, ed è arrivato a farsi acquisire in 4 anni. Quindi ti faccio venire ancora l'appetito. Gli dico, guarda, è già possibile, è già stato fatto. Non mi sto inventando nulla. Dico, ma ci sono altri casi di successo fuori che magari stanno salendo? Come no? Guarda, Bellebona in Germania. Bam, stessa roba. Poi gli parlo ovviamente del team. Cerco di dargli un'impressione di solidità. A presto, poi gli approfondimenti. Questi, gli approfondimenti servono per rispondere alle principali obiezioni, no? Senza essere lì. È un trucco che vi serve per riuscire a salvarvi nel caso qualcosa non fosse chiaro. Quindi gli spieghiamo come funziona il processo della nuova apertura cucina, perché è più figo il delivery. Vedete che qua li fa vedere che qua ne consegnano uno e qua noi ne consegniamo tanti di pasti, quindi ci costa meno la logistica. Gli faccio vedere il posizionamento e gli dico che il mercato, che non è solo quello che gli ho fatto vedere, ma se il mercato aumenta, cioè se voglio posso sprofondare, posso andare in altri mercati. E poi gli faccio vedere delle exit in modo da fargli vedere i multipli. Gli dico, guarda che hanno già fatto anche questo. E poi gli dico che cosa farò ancora dopo. Quindi il mio obiettivo cerco di raggiungerlo in modo che da essere chiamato. Ok? Adesso quello che vi chiedo, se no diventa veramente un monologo di Muhammadi con Muhammadi, di farmi domande. Perché se no, cioè se volete vi faccio altri esempi di altre cose, domande, obiezioni, principe che gli investitori vi fanno, il challenging. Ok, grazie Simone, però quello che vorrei io, vorrei capire da voi le difficoltà che avete, se avete un pitch da far vedere, non so, qualche cosa per darvi una mano, perché ho la lezione frontale, ma la cosa, e questa deve essere più frontale per forza di quella dell'altra volta, perché qua devo spiegarvi come fare una roba. Ma la parte finanziaria non per forza è complessa, se voi non avete grossa finanza, però l'importante è che sia chiara. Cioè, allora, se non ho troppi calcoli, ma cavolo, dammi almeno le unit economics principali, che voglio vedere come investitore, no? Mettetevi nei panni di là. Il quale probabilmente non è conosciuto. Arrivo, eh? Quali consigli avresti per una startup in un ambiente molto di nicchia al quale probabilmente non è conosciuto? Ecco, se avete un ambiente molto di nicchia, Davide Lionetti, dovete assolutamente lavorare sul quel cappello iniziale, farlo meglio. Quindi sul cappello iniziale va spiegato bene, ok? Senza che diventi un pippone pazzesco, senza che diventi una roba noioserrima. Cioè, devo dirvi, questo mercato che tu non conosci, ok, non ti dico che tu non lo conosci, questo mercato funziona così a queste logiche, ok? Un po' come noi abbiamo individuato i trend. Asciutti però, asciutti. Poi, ecco, le fonti, ragazzi, dovete sbattervi.
perché o ci avete i soldi di andare a comprare la roba Nielsen, costa un sacco di soldi, o la roba Bloomberg, se dovete guardare delle robe, però costa un sacco di soldi, o se no, o c'è Statista, ce ne sono diversi, o se no dovete farvi un po' il mazzo. Se non riuscite a quantificare bene un mercato, i mercati si quantificano quasi sempre, no? C'è la logica del TAM sum sum, sembra una barzelletta, però sembra un giochetto, però il TAM è Total Addressable Market, il SAM è il Serviceable Addressable Market e il SOM è il Serviceable Obtainable Market, che sono sempre più piccoli, un imbutino, no? Quali sono i metodi migliori per studiare un mercato? Allora, se ci sono pochi dati nel mercato, quello che vi consiglio è guardare i player principali che stanno in quel momento coprendo l'80% di quel mercato lì, quindi, che ne so, i player che in quel momento se lo occupano per buona parte, sommate i fatturati, super spannometrico, e lo capite, ok? Vi faccio per esempio, no? Facciamo un esempio pratico, proviamo a fare un calcolo insieme. Se io faccio un prodotto, sì, vi do un feedback live, datemi un secondo. E mi dovete dare l'accesso però. Ciao. Vi ho chiesto l'accesso. Allora, se dovessimo fare un prodotto per delle startup. Vi ho chiesto l'accesso nel frattempo, Davide. Aggiorno la pagina, dovrebbe andare bene. Buona. Ragazzi, volete che vada avanti sulla roba di Davide? Vi faccio l'esempio di startup, ditemi subito. Al volo, al volissimo, che sono 18.44. A me va bene tutto. Dai, facciamo quello di Davide, più carino. Allora, così andiamo live. Bomba, live, eccoci. Facciamo view, present, ok. Visafi. Che fai? Allora, qua io gli avrei subito dato sotto il payoff. Non capisco che cos'è, è un nome inglese. Immagino che voglia dire vis-à-vis in qualche maniera, però non mi trasmette nulla, no? Quindi è importante che sotto ci sia subito qualcosa che me lo comunichi. Ok. No, vedete, non mi state dicendo nulla, no? Mi state dando delle informazioni che non sono fondamentali. Cioè, io qua voglio vedere claim subito, devo capire chi sei, che fai, e subito dopo voglio vedere un pagamento sicuro, ok? Non lo so perché non so che fate. Andiamo avanti, così lo scopro, perché non me lo dite, così lo scopriamo, no? Quindi qua dovete o inquadrarmi subito i trend, o mi dite il problema. Quindi o mi immettete nel contesto, quindi se io, immaginate che molti investitori investono su aree di cui non conoscono nulla, quindi se io li sto introducendo, devo parlarli come parlerei a mia nonna. Devo parlarli come uno che non sa, come una persona che non sa. Ok, quindi queste cose qui assolutamente non interessanti, non rilevanti. Via. Potete metterle proprio al fondo, se proprio volete. Troppo testuale, troppo verbosa, direbbero gli americani, no? I viaggiatori devono verificare se hanno bisogno di un visto per entrare nel paese di destinazione, quali requisiti servono per ottenere. Il processo per ottenere un visto è un'operazione complessa, richiede tempo da aggiungere, ok. Il consolato è ambasciato, ok. Pesante. Andiamo subito sul problema. Cioè, quindi se volete dire sta roba, lavorate sul problema singolo. Quanto è stato un casino l'ultima volta che hai preso un visto? Ok? Quindi quanto è stato un casino l'ultima volta che hai preso un visto per andare in, che ne so, qualche paese? Dite un paese, Thailandia, che è un po' più semplice, sono andati in tanti, no? Facile.
Non so neanche se ci va il visto, però. Ok, di nuovo troppo verbosa, non c'è un'immagine che mi aiuti a comprendere, mi annoia. Metto a disposizione il viaggiatore informazioni aggiornate sui requisiti, ok. Visa fee promette di fare outsourcing nella chiesa, c'è la consulenza, ok. Ok, allora ditemi, cioè, allora, il visto normalmente devo andare sul, se ho capito bene, il visto normalmente devo andare su una roba governativa a prenderlo, oppure su un'agenzia supercara. Ok, immagino che qua sia un'agenzia low cost. Giusto, Davide? Giusto, Davide? È una specie di agenzia digitale low cost per i visti? Dimmi sì o no. Va bene, facciamo finta che lo sia. Ok, allora scrivimi, prendi il visto digitale in 5 minuti. Prendi il visto digitale in 2 click. Quindi prima mi dici, per fare il visto ci vuole un sacco di tempo e le informazioni fanno schifo. E mi metti uno disperato, ok? E poi, dato che facciamo B2C e B2B, per l'azienda di solito è più costoso, ma ricevono un servizio più completo e personalizzato. Ok, scegli, vai B2B o vai B2C? Partite da un punto, da un selling point. Siete già una startup, ci avete una lira, quando partite, a meno non siate ricchi, se dovete anche esplorare 2 mercati, diventate matti. Questo un po' chicca go to market, ritorniamo indietro. Quindi, una roba. In B2C, figo, magari l'investitore si prende bene, ma se voi partite B2B, magari fate i soldi subito, guadagnate subito, diventate bancabili e potete fare più cose. E soprattutto dimostrate subito l'execution. Quindi, se non avete una lira, vi consiglio di partire B2B e dopo di espandere B2C. Oppure fate almeno una B-test. Fate una B-test e vedete se vi comprano subito il servizio. Perché se vi comprano subito il servizio B2C, magari riuscite a fatturare poco da tante persone, magari funziona uguale, ok? Quindi, la procedura interamente telematica. Qua mi avete mixato il soluzione con il come. Io voglio solo sapere che fai. In questo momento non mi interessa come lo fai. Cioè, non te lo svelo neanche il segreto. In questo momento voglio attirare la tua attenzione per farvi... Cioè, l'obiettivo è una vendita, no? Ok? Quindi voglio farvi andare avanti. Pensate a quelli della Folletto, che una volta venivano in casa, vi buttavano l'acqua in casa, vi creavano il problema, e dopo col folletto ve la pulivano. Diceva, vede signore, lo pulisco in 5 minuti? Poi ti dico come funziona. Ma prima ti devo attirare l'attenzione, ok? Quindi, bam, è un casino prendere il visto e vi faccio capire, vi devo trasmettere la disperazione e poi ti dico, bam, e noi te lo facciamo in 2 minuti e costa meno dell'agenzia normale. Costa 10 volte meno, della, non so, 10, 5, 4 volte meno dell'agenzia tradizionale, lo fai in 2 click. Figo, figo, lo voglio. Tra l'altro un bel servizio, ragazzi, cioè carino. Magari non in sto periodo di Covid, ma carino. Team, dopo, dopo. Revenues, dopo. Datemi la value proposition. Adesso mi dite come funziona. Quindi adesso mi dite, guarda che figo, come funziona, e poi mi date il vostro unique selling point. Quindi, che casino prendere il visto? Dio mio, sono disperato. Pam, ma noi te lo diamo in 5 minuti. Come fai a darmelo in 5 minuti? Però funziona così. Però prima ancora sarebbe meglio vi dicessi il mercato, no? Quanto è il mercato? Un sacco di soldi. Ok, io adesso non so quanto sia il mercato. Quanto è il mercato? Un sacco di soldi, e per cortesia non mettetemi il mercato turistico di centinaia di miliardi, perché voi andate solo su quelli che devono prendere il visto e solo quelli che non hanno troppi soldi da spendere per farselo fare a un'agenzia. E non sono sufficienti, non sono abbastanza tristi da volerselo fare da soli, no? Quindi state prendendo una nicchia, vi state prendendo un segmento del mercato. Quindi mi dovete dire che segmento è. E dovete farmi una stima su quello. Poi mi dite, il mercato è questo, e poi mi dite, non c'è, che ne so, non c'è nessuno, il trend sta salendo, fichissimo. Poi mi dite come funziona. Poi mi dovete mettere un po' come va, censurata, però prima dei financial, ditemi che... No, non si mette il business model canvas. Non si mette. Il business model canvas serve a voi per capire
come funziona il business. Io vedo a volte roba assurda, gente che fa il business model canvas, poi parte a fare il business plan e non guarda il business model canvas. Allora, il business model canvas serve per farvi un'idea, per poi capire come ragionare sul business. È il primo passo. Ed è il primo passo prima ancora di chiedere soldi e prima ancora di mettervi a lavorare. È una fotografia per capire se siete in grado di fare quella roba. I nostri clienti, interessante, ma me lo mettete nei risultati dopo. Ok. Il processo prima, come dicevamo. Controllo documentazione, controllo requisiti, chi se ne frega controllo requisiti? Non mi interessa. Fatemi vedere solo il processo, ok? Bam bam, semplice, lo capisco. Demo, le seguenti slide. Ok, la demo mi può interessare, no? Perché può essere, è carino, ma me la mettete come approfondimento. Mi fate capire come funziona, ok? Speriamo di sentirvi presto. Peccato che manca la mail e il telefono, che io non vi ho messo nella slide precedente perché non era l'intento di farvi pigliare i soldi, no? Ma si chiude con i contatti, caccia i grani, perché se volete i grani, cioè qua non c'è una richiesta, non c'è quanti soldi voglio, non c'è come li spendo e non c'è che cosa faccio. E come presentate un progetto poco adatto in questo periodo, ragazzi? Non lo presentate. Cioè, o lavoriamo sul post-scriptum, non adottiamo la strategia di cost effective, va bene, va bene, ok, però dovete darmi la value proposition. Un progetto che non gira in sto periodo, o mi dite che dopo girerà bestia e che se partite adesso dopo avete un vantaggio competitivo incredibile, o se no un po' complicato, visto che non si sa quanto durerà, no? Oppure mi dite, dopo girerà a bestia, abbiamo già trovato il modo di farla girare in questo periodo, quindi mi dimostrate che siete in grado di fare execution, siete snelli, siete veloci, riuscite a cambiare facile, oppure non vi finanzio, per intenderci, no? Questa è un po' la mentalità. Quindi queste qui sono un po' di, diciamo, trucchi rapidi per fare la cosa. C'è ancora un po' di tempo, vi faccio un esempio di come potremmo calcolare un mercato facile, no? Su quello delle startup, dicevo. Facciamo finta noi dobbiamo vendere un prodotto alle startup in Italia. Ok? Secondo voi? Allora, come calcoliamo? Facciamo, vediamo un prodotto, un software as a service, quindi una piattaforma, ok? Mandare mail tracciate agli investitori, non come MailChimp, ma che ne so, vedendo quanti investitori guardano ogni singolo documento, sapendo esattamente chi ha aperto ogni singolo documento, quante volte l'ha guardato. Vi piace come startup per un prodotto così? Domanda. Cioè, voi sapete, mandate in automatico, vedete ogni investitore quali documenti ha guardato, quello che vedete ha guardato tanti documenti, ovviamente è più interessato, quindi è più caldo, quindi è la chiave, no? E quello che non li ha guardati, viceversa, è da sollecitare, ok? Però facciamo finta, dobbiamo vendere un prodotto del genere, no? Secondo voi, un prodotto del genere, su che pricing può andare? Datemi qualche risposta, se no parlo da solo. Facciamo finta che può andare su un pricing 25-50 euro al mese, no? Secondo voi, di che mercato parliamo in Italia? È un prodotto da startup, no? Secondo voi, come calcoliamo così il mercato? Senza far ricerca. Ok, va bene, ok. Quindi, secondo voi, come capiamo il mercato delle startup in un attimo e degli startup in un attimo? Ragazzi, reazione. Forza.
però mi aiutate, senza fare ricerca. No, non stiamo più parlando dei visti. Stiamo parlando, vogliamo capire quanto vale il mercato degli start-upper con un prodotto da 50 euro al mese, subscription fee. Ok? Quindi il prodotto, subscription fee, e giuro che non parlo più, 50 euro al mese, rivolto a startup. Ma io voglio sapere quanto vale, quant'è il total addressable market. Quanto vale Italia? Non datemi, voglio un numero, voglio sapere in milioni, in centinaia di milioni, in decine di milioni, in miliardi, voglio sapere un numero, dove tiriamo fuori adesso. Se fate una ricerca su Google, in 2 minuti lo sapete. Dovete prendere un numero e basta, e dopodiché è facile, facile, facile. Idee? Quante startup ci sono in Italia? Giusto, 50 per 11.000. No, 600 milioni di euro magari. Ci fate pochissimi soldi, perché anche se lo comprano tutte le startup in Italia, 50 per 11.000 è quello che avete fatto il mese. Ma visto che è un prodotto subscription fee mensile, ma non l'ho detto, mi sa, quindi significa 50 per 11.000 per 12, ok? E qui ho il mio, quindi sono 55.000 per 12 mesi, se ce la fo, ok? Per 12 sono 600, no, sono sbagliato, credo che ho sbagliato il calcolo, datemi un attimo, ho sbagliato. 11.000 per 12, ok, sono 6.600.000. 6.600.000 euro. Secondo voi un investitore vi finanzia? La risposta ve la do io. Manco. No, non vi finanzia. Perché se il total addressable market, il massimo, è quello, non vi finanzia. Però è un prodotto che può scalare ovunque, no? Perché non è che si adatta solo alle startup italiane, si adatta a tutte le startup. Allora forse devo fare un conto startup Europa. Ma se faccio un conto startup Europa, devo guardare se c'è qualcun altro che fa qualcosa di simile. Se devo fare un conto startup USA, devo guardare se qualcun altro fa qualcosa di simile. Però stiamo parlando sempre di un prodotto molto nicchia. E stiamo parlando di un mercato totale, vuol dire che tutte le startup lo acquistano. Poi ovvio che 11.000 è un calcolo approssimativo, parliamo solo delle startup innovative, in realtà siamo sempre 11.000, 14.000, cose del genere, perché poi ci sono startup non innovative, sono comunque startup, però voglio dire, cioè il mercato lo calcoli così, quante startup moltiplicato prezzo prodotto moltiplicato mese, ok? Quindi dobbiamo andare facile facile. Sì, va bene Simone. Ok. Per me è finita. Se volete mi fate domande, perché ci sarebbe da parlare per la vita, perché dovremmo parlare di pitch corto, di pitch lungo, di pitch medio, dovremmo parlare del layer, perché c'è appunto immagine forte, poco testo, questo come grafica, e poi lo storytelling, no? Dovete seguire questa roba qui. Lo storytelling deve avere 2 layer. Il layer matematico deve portarmi a dedurre da capo, a cima deve portarmi, ah, eccola la soluzione, cioè quando io lo esclamo allora va bene, ho la connessione instabile, molto male, spero che si senta, quindi devo proprio dedurlo, parlato di mercato di nicchia, però poi il calcolo è dato tutte le startup, sì perché la nicchia è la startup, il mercato di startup, no?
Quindi se prendo, faccio TAM. Ho fatto il TAM, non ho fatto il SAM o il SOM. Ho fatto il mercato totale. Non vuol dire che le comprano tutte, no? Se già il mercato totale è così piccolo, figuriamoci quello lì che poi riesco effettivamente il service a volerci, eccetera. Quello che volevo chiederti prima era proprio questo. Quali dati finanziari sono accattivanti per gli investitori? Voi mi state parlando di mercato. Allora, un mercato normalmente, per essere interessante per un investitore, deve essere almeno dell'ordine di 20 billion, miliardi. Se no, non interessante. Perché se quello è il mercato totale e poi prendo il SAM e poi prendo il SOM e poi mi immagino dei competitor e poi mi immagino tutto il rischio e io come investitore devo cercare di fare almeno un 20% IRR, un internal rate of return del 20% o se vogliamo un MOIC del 2,5 in 7 anni, devo avere startup che spingono, se no non mi interessa. Ok? Quindi questo è un po' web, ragazzi, mi avete chiesto un parere sulla pagina web, ma lì ci vuole, dovete parlare con una designer, no? Però la pagina web sembra pulita, mi dice l'indirizzo, bam, piatti vegan a domicilio, faccio inserisci, scopri la zona coperta. Io gli metterei inserisci che te lo mandiamo e poi se non è coperta, non è ancora coperta, ti avvisiamo quando c'è. Perché se mi dici inserisci per vedere se la zona è coperta, mi viene poca voglia di cliccare. Ok? Se invece mi dici così, io lo faccio, ok, è vero che magari mi fai un po' incazzare perché non è coperta. Buono i piatti più richiesti perché mi fai vedere subito. Ordina in modo semplice, mi fate capire subito. Startup non usatelo nella prima pagina perché la startup mi sa di instabile, mettetelo magari nel chi siamo, presto attivi anche da smartphone, glielo dite quando c'è, occhio occhio a come avete fatto le immagini, però pulito, dai, pulito, un po' scuro magari ma pulito. Se hai un mercato da 20 milioni hai margini bassissimi? No, che vuol dire? No, non è vero. Poi dipende. Chi l'ha detto? Questa roba qua. Così come quanto il suono... No, dipende, non è vero. Sono mercati super interessanti, molto... poco battuti, ma banalmente quello che dicevo prima, no? Stiamo parlando di 2 miliardi iniziali come prima penetrazione e 73 miliardi totali, ma vi assicuro che, peraltro 2 miliardi solo sulle sue corporate, perché è stato misurato solo sulle corporate, se mettiamo tutto fa già 6-7 miliardi totale ed è super zero battuto e contate che noi come primo margine abbiamo 68%, mica male, come EBITDA si può arrivare al regime a un 25%. Io, ragazzi, un'azienda che mi fa 25% di EBITDA a regime, felice come una Pasqua, eh? Ok? Se una roadmap, come si è voluto il prodotto, aggiornamenti e correzioni, può essere presentato al termine. Correzioni. Ma un po' di storytelling non guasta mai. Saper dimostrare se è sbagliato e se è recuperato, bene, basta che non avete sbagliato per 100 anni, perché sennò dici, ma ancora stai là? Vi direi io. Però sì, ci sta. Un po' di storytelling non è mai male. Come approfondimento, magari, lo butto al fondo, ci può stare. Però come struttura generale, pam, vi dico subito chi sono, ok? Quindi ritorniamo alla struttura generale. Vi dico subito chi sono. Vi contestualizzo. Vi dimostro il problema, vi faccio vedere che ho la soluzione, vi spiego perché sono figo, poi vi dico quanto vale il mercato e perché è interessante da aggredire adesso, ok? Perché non c'è solo il why, c'è anche il why now, di solito c'è anche il why you, ok? Che qua non abbiamo affrontato. Il why you, uno dice sì, ma perché io? E quello lo mettete nel team, no? Bam, why us, e dici perché arriviamo da quello, abbiamo capito quello, l'abbiamo studiato per 100 anni, siamo fighi come incredibilmente. Poi il trend, il processo, quella cosa che avete solo voi, i risultati,
i financial, quanti soldi volete, che ci fate, sia in termini di roadmap che come li spendete, no? E poi magari un po' di esempi di exit, il team e poi approfondimenti. Questo un po' come generale, ok? Ma trovate un sacco di roba sul sito di Y Combinator, sul sito di Texta, sul sito, cioè trovate un sacco di materiale, però guardate fonti affidabili. Non andate sul primo sito, magari, non so, consulente Tizio Caio Sempronio.it, ti spiego io come fare il pitch deck. E non fatevelo dire dal commercialista. Grazie. Ok. Allora ragazzi, io penso che abbiamo risposto un po' a tutte le domande. Farad, grazie mille, non so come ringraziarti, lo sai, per il tuo contributo, anche perché come sempre ci hai mostrato un esempio concreto, quindi sicuramente questo può aiutare tutte le persone che stanno partecipando a questo webinar a prendere degli spunti interessanti e magari a settarli sul proprio business, sul proprio prodotto o servizio. Ragazzi, allora siamo in conclusione. Io vi dico non scappate, perché voglio fare una piccola riflessione con voi, visto che siamo all'ultima pillola, e volevo dirvi grazie. Grazie per essere stati con noi, grazie perché molti di voi si sono fatti addirittura tutti i webinar, quindi tutte le pillole, ed era un po' anche questo il senso del percorso, del format che abbiamo creato tutti noi di Sprint, che ci tenevamo proprio a darvi uno strumento concreto per offrirvi la possibilità di concretizzare una potenziale idea di business oppure potenziare quello che magari già avevate. Quindi grazie davvero di cuore a nome mio e a nome di tutto lo staff di Sprint. E vi chiedo ancora un ultimo aiuto. Ho bisogno del vostro parere, ho bisogno della vostra opinione sul feedback relativo al format, quindi vi invieremo, come ben sapete, un'email dove non solo vi ringrazieremo, ma vi chiederemo la vostra opinione, perché per noi è importante, ci serve capire come poter migliorare, perché speriamo e vogliamo affrontare una seconda edizione. Quindi grazie a tutti, grazie per essere stati con noi. E ci aggiorniamo alla prossima e vi diamo dei follow up interessanti su altri format che stiamo lanciando. Vi consiglio ad esempio il bootcamp sul growth hacking con Luca Barboni, che è una metodologia estremamente interessante, quindi a molti di voi può servire all'interno del proprio business. Grazie ancora Farad per essere stato qui con noi anche oggi, che ci ha dato il suo contributo fantastico, e grazie a tutti ragazzi, ciao e alla prossima. We'll be right back.